La valorizzazione e la promozione della riserva naturale delle salse di Nirano è un obiettivo fondamentale per il comune di Fiorano. Questo obiettivo viene perseguito in diversi modi, attraverso la gestione diretta delle salse, e proprio per questo abbiamo rinnovato a febbraio 2020 la convenzione con l'ente parchi. Inoltre abbiamo approvato il piano triennale di valorizzazione, cioè una serie di investimenti che intendiamo realizzare sul territorio dell'area protetta. La seconda modalità è il ribadire la centralità della riserva nell'educazione all'ambiente e alla sostenibilità attraverso il CEA di Catassi. Anche in questo caso abbiamo rinnovato una convenzione con il comune di Maranello per la gestione in forma associata del centro. Una forma invece più recente di promozione e valorizzazione delle salse passa attraverso lo sviluppo di forme di turismo sostenibile. Per questo, assieme all'ente parchi, abbiamo avviato il percorso di adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, una carta che ha come finalità quello di far conoscere le aree protette europee e di migliorare la gestione del turismo sostenibile in queste aree. Sempre seguendo questa linea, abbiamo ad ottobre fatto richiesta di aderire alla riserva biosfera Mabunesco del Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano. Quest'anno abbiamo avuto un'intensa attività anche di rapporti con l'Europa. A maggio si è concluso il progetto CETO, nel quale abbiamo aderito come riserva posizionando 3 videocamere associate poi ad un sistema di monitoraggio intelligente che ci permette di valutare non solo i flussi di persone ma anche la verifica di quelle che sono eventuali trasgressioni. Questo progetto poi ha permesso, tramite l'acquisizione di timelapse, di fare ulteriori analisi di carattere scientifico. In ottobre invece abbiamo concluso un progetto definito CETS, finalizzato all'ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, e la riserva era stata coinvolta mediante la realizzazione di 2 azioni. La prima era la stampa di calendari informativi di tutte le iniziative e la realizzazione invece del cosiddetto ultimo miglio, un percorso finalizzato a chiudere la sentieristica della riserva all'interno delle aree verdi. Anche questo progetto purtroppo non si è concluso e ad ogni modo quella che è stata la verifica della dottoressa Martina Markov, biologa croata, è stato comunque un riscontro positivo. Speriamo di ottenere come ente parchi e di conseguenza anche come riserva delle salse di Nirano questo riconoscimento di turismo sostenibile tramite l'apposizione di questo certificato di qualità. Quello che stiamo facendo qui è cercare di capire la dinamica di risalita dei fluidi da questo giacimento bucherellato di gas che sta sotto i nostri piedi e come questi arrivano alla superficie. E per fare questo abbiamo messo delle sonde dentro i vulcani di fango che praticamente ci dicono quante bolle e quanto fango fuoriesce alla superficie, in maniera da capire come questi fluidi effettivamente arrivano, se si fermano lungo il tragitto, se c'è una camera di fango sotto i vulcani oppure no. Stiamo coordinando una serie di ricerche multidisciplinari che riguardano sia rilievi di tipo geofisico, sia degli studi tipo più geologico per cercare di capire la dinamica di risalita del fango, dei vulcani di fango, e anche di tipo geopedologico per determinare lo strato, cioè la storia delle colate di fango di quest'area.